va a girare per primo, va a prendere. Aia! No! Che botta! Che caduta! È stato strascinato dalla moto. Finale di stagione. Sulle moto. Cominciamo con la sprint nelle mani dei piloti. Dalla seconda manca posizione. Pochissimo. Alla partenza. Allora, sono tre giri. Si può farlo con... No, quattro. Quattro. Con le soft. Tanto nuvoloso. Temperatura dell'asfalto bassa. Non resta che vedere se saprà dominare anche questa gara. No, stavolta l'abbassatore lo sto usando. Ah, c'è un grande obiettivo da centrare, arriva quinto nel mondiale. Ma porca puttana. Thank you.
Non sto guidando bene, troppi errori in frenata. Boh, non ho posto perché ho fatto quell'errore là. E va bene così. Mentre i piloti rientrano i box. Devo finire quinto comunque nel. Sono quinto per adesso. Facciamo fare media. Ma qui consiglia. No, media. Dopo un'altra grande pole, Martin scatterà dalla prima casella ancora pochi istanti. E assisteremo alla gara. Sbaglio sempre la frenata qua. Provo a fare un giro senza usare l'abbassatore. L'ho usato solo nell'ultima curva, secondo me.
E Bagnaia cade e lascia praticamente il titolo a Martin, perché era già in testa nel mondiale, più questi 25 punti. Eccolo che coglione che sono. Troppo stretto e l'ho pagata caro. Troppi errori faccio.
avevo la velocità per andare sul podio, però ho fatto la cazzata. Vabbè, almeno ho recuperato un po' di punti. Con la fine della gara della MotoGP. Quindi abbiamo la classifica. Io sono rimasto quinto grazie alla rimonta. E Bagnaia adesso è meno 33. Ma non è ancora finita. Ciao, al prossimo video.